Allora, questa è una produzione, è un'arte contemporanea, però ha dei richiami classici e anche romantici. Si riferisce letterariamente a Foscolo, il classico, il romantico letterariamente a Hugo, ma pittoricamente è la Croix. La Croalia francese, caposcuola del romanticismo pittorico. La produzione che spinge lei sono i fatti sociali, sono le osservazioni sociali, sono anche gli attributi dell'essere che mette in pratica e lei che recepisce come artista e produce la linea dove lei si identifica. L'artista si chiama artista perché da ogni lavoro che compie deve necessariamente far risaltare l'arte. Se da una produzione pittorica non si evince l'arte, non c'è il tocco di classe, quello lì che stabilisce che è l'artista che sta operando, non è niente. Può essere qualsiasi cosa anche importante, ma non è arte. Deve produrre arte, da una pennellata, letterata da una parola, e si evince. Anna Maria Zoppi sembra docile, sembra quieta, sembra agnellina, ma invece sul quadro riflette e chiacchiera anche in maniera virtuale ed esprime anche il pensiero con la pittura, perché lei fa il discorso filosofico specialmente quando fa la figura, quando compie la figura, l'azione che sta facendo la figura, tu esprimi un concetto filosofico. La fai andare a destra anziché a sinistra. La fai dire sì quando dovrebbe dire no. Questo è il concetto filosofico che guida il quadro, l'intero plastico, e anche il pensiero dell'autore.